Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, appena finita Colombia-Polonia, e di questo parliamo. La Colombia batte la Polonia e con un risultato rotondissimo di 3-0. 3-0, partita mai in discussione. Diciamo che la Colombia veramente ha fatto un primo tempo pazzesco. Chiuso 1-0 col gol di Migna, ma poteva veramente dilagare, dilagare. Poi, tra l'altro, posso dire, visto che faccio l'analisi soprattutto dei giocatori della Juve, che Szczęsny ha fatto un'uscita scriteriata in quel caso lì, proprio sbagliata tutta completamente. Cioè, non è andato né verso il giocatore né verso il pallone, è proprio andato male, è uscito malissimo. Migna ne ha approfittato. Poi, nel secondo tempo, la Polonia aveva iniziato anche bene. Aveva iniziato anche bene. La Colombia sembrava fare un po' di fatica, ma poi alla fine, James Rodriguez in giornata di grazia, la difesa della Polonia che fa qua da tutte le parti. Falcao davanti al portiere, quei palloni lì non li sbaglia. Gol di Falcao 2-0, la partita sul 2-0 oggettivamente è finita lì. C'è stato spazio per il 3-0 di Juan Cuadrado, che completa un bellissimo contropiede con l'assist di James Rodriguez. E per Cuadrado, insomma, primo gol di uno juventino in questi mondiali, l'ho segnato appunto Juan Cuadrado, tra l'altro molto bello in contropiede. Cuadrado oggi veramente in stato di grazia, lui e James Rodriguez veramente pazzeschi, così come Falcao. Così come Falcao, che nonostante l'età e nonostante gli acciacchi che ha avuto in carriera, insomma, è un giocatore terribile, nel senso non sbaglia niente, non sbaglia niente, è un giocatore pazzesco, pazzesco. Di contro una Polonia imbarazzante, imbarazzante sul piano atletico, sul piano tattico, e anche i giocatori di maggior qualità tipo Lewandowski sembrano veramente dei giocatori di categorie inferiori. In realtà non è colpa solo di Lewandowski, però anche Lewandowski non ha fatto nulla, e quindi veramente Polonia che va a casa dal mondiale viene eliminata, quindi la Juve perde un altro giocatore da questo mondiale. E dopo Benatia perde anche Wojciech Szczęsny, e adesso staremo a vedere. Io credo comunque che la Colombia intanto non è qualificata, quindi deve qualificarsi. Mi auguro che quelli che siano in gioco passino tutti, perché cominciano ovviamente anche per i bianconeri, man mano stiamo perdendo un po' di pezzi. Ieri non sono riuscito a fare il video sulla Germania, purtroppo dovevo lavorare, quindi non sono riuscito a fare, ma ovviamente domani tornerò a parlare tutti i giorni, diciamo, no? Ho saltato solo ieri per altri impegni. Dunque, Colombia batte la Polonia per 3-0, non passa il turno perché c'è ancora una partita da fare, ma di sicuro la Polonia è eliminata. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!